Prima hai la percezione o la convinzione che uno ti guardi sempre lì, perché se tu hai un difetto è come la lingua che va sempre dove fa male, no? I miei problemi erano una parotondite all'ultimo stadio, con curata fino all'ultimo, ormai avevo perso tutti i denti, nel senso che erano morti i denti, tenevo solo i nervi, per cui avevo quasi l'impossibilità di mangiare, per cui inghiottivo il cibo. E questo mi procurava dolori di stomaco, avevo problemi di cervicale, problemi di mal di testa continui, perché tu sai che nella masticazione non digerivo, non facevo niente, per cui però ho fatto fino all'ultimo in maniera di fare un lavoro completo, eliminare tutto e fare le protesi. Mangiando un gelato con una mia carissima amica di famiglia e mi lamentavo perché stavo sempre, mi coprivo sempre, mi vergognavo e ho detto, ma il mio desiderio sarebbe quello di, che tu sai che in Italia fare questo genere di lavoro è quasi proibitivo per una persona comune. E in quello entra suo cognato e lo guardo e gli faccio, Luca, ma che denti? Dove, che hai fatto? Lui era come me, aveva lo stesso problema. E lui aveva la protesi in quel momento, i provvisori, ed era meraviglioso. Ho detto, io vorrei solo quelli, non cerco altro. Anche per poter finalmente tornare a sorridere davanti alla gente. Ho parlato anche con gente che ha fatto queste interviste, tutte queste cose qua. Mi sono convinta e ho visto che il 90% in realtà ti cambia la vita, ma è una cosa psicologica, oltre che fisica, no? Ti cambia il modo di vivere. Addirittura una mia vicina di casa mi ha detto, gli ho detto, vado a fare questo. Perché lo fai? Ma come perché? Guarda che roba, ho detto. Non so se tu hai visto il prima di me. Ha detto, ma che te ne frega? Cioè, 62 anni, ma perché a 62 anni uno deve, si chiude in casa? Che deve fare? Se io mi posso migliorare, ma è una questione sia psicologica, ma anche fisica, perché tu hai benefici fisici, mangi meglio, digerisci. Ho visto che qua ti dicono esattamente quello che hai e quello che puoi fare. E se va bene, che fanno quello che ho fatto io, di seguire i consigli del protesista, del chirurgo, per far sì che il lavoro riesca al 100%.